caso inverso della duplicazione, dell'avere in seno al cos il doppio di un angolo, è il caso della divisione per 2. Se io avessi da calcolarmi il sen di 30 visto come un sen di 60 fratto 2, giusto? Avrei il caso appunto di un angolo metà. Sono le cosiddette formule di bisezione, nel senso che formule in cui ho sen e cos di un angolo metà di un certo alfa, quindi sen di alfa mezzi, cos di alfa mezzi. Formulate un po' complicate, non, sicuramente non dovremmo studiarle a memoria, però per chi vuole approfondire eccetera è meglio che se ne faccia un buon esercizio sopra. Dunque c'è un più o meno davanti, una radice, una linea di frazione, un 2, questo in entrambi i casi. Il tipo di formula è questo. Quella del coseno, partiamo da questa, ha un 1 più cos alfa sopra. Quella del seno c'ha il meno, 1 meno cos alfa. Come ricordarsi queste due cose? Beh, intanto ci deve essere l'1 prima e il cos dopo, perché coseno è sempre inferiore a 1, al massimo uguale. Se io li avessi invertiti verrebbe un numero negativo, quindi prima l'1 e poi il cos. E poi quella che ha il più è quella del coseno. In entrambi i casi però nella formula c'è il cos, anche in quella del seno alfa mezzi c'è comunque il cos, con la differenza che c'è un meno davanti invece che un più. Ecco, ovviamente queste formule si possono, prima di doverle utilizzare poi in casi pratici in cui poi non ci sarà la soluzione effettiva, ma si possono verificare per esempio calcolando il sen di 60 gradi fratto 2, dove sappiamo che viene 30, quindi il sen di 30 e il cos di 30 li conosciamo. Però se si applica la formula si vede se viene fuori effettivamente quello che ci si aspetta.